Ciao amici, sono Panino Tubo e oggi ritorniamo su Eric Sun. Mamma mia, un gioco che mi sta piacendo davvero tanto, ma sta piacendo tantissimo anche a voi. Infatti sto proprio facendo una serie. Per chi non conoscesse il gioco, di per sé può sembrare una copia di Granny, ma non lo è. Non è una copia di Granny perché qua abbiamo proprio una storia dietro da fare. Un po' come su Evil Nun, che dovevamo fare i vari capitoli per poi arrivare alla fine. E la stessa cosa è anche qua. Abbiamo già fatto due capitoli di questo gioco e oggi andremo ad affrontare il terzo capitolo. Mamma mia! Se comunque vi siete persi tutti i video che sto facendo su questo gioco, troverete qui sopra fra le schede la playlist dove ci sono appunto tutti i video di Eric Sun. Ma prima di cominciare mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Se volete essere salutati alla fine del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti la parte del video che più vi è piaciuta e poi Panino salutami! Vi ricordo che tutti i saluti sono messi alla fine del video. E adesso io direi di cominciare subito, mamma mia! Si comincia! Ok, tocchiamo giocare. Tutte le missioni comunque le faremo in difficoltà fantasma, così siamo sicuri di riuscire a farle. Poi comunque ovviamente farò anche dei gameplay nelle difficoltà più alte. Ma adesso io direi di cominciare subito. La cosa bella di questo gioco è che io posso decidere il nemico. Ad esempio qua c'è il nostro caro Eric, il nostro caro nonno barbuto. Però volendo posso anche mettere altri nemici. Ok, qui c'è il filmato iniziale, vai, che bello. Dove ci avviciniamo a questo cancello che giustamente, ovviamente, è chiuso. Non possiamo aprirlo. Quindi che facciamo di bello? Saliamo sopra questa bella automobile. Mamma mia, proprio nuovo modello questa automobile. E saltiamo da questo muretto. Ok, su, dai. Dai, ce la puoi fare, puoi farcela, eh. Vai. Voilà! Eccoci qua. Devo trovare un ingresso alternativo all'accademia. Eh sì, perché praticamente questo edificio alla fine è un'accademia. Si viene a studiare musica, si viene a suonare proprio e si viene anche a mangiare perché c'è anche un ristorante. In particolare si mangiano banane perché vedo troppe bucce di banane qua dentro. Devo trovare un ingresso alternativo e troviamo questo ingresso, va. L'ingresso alternativo sarebbe questo. Dobbiamo aprire quel coperchio. Però c'è bisogno di uno strumento. E lo strumento è la famosa crowbar, che troviamo ormai in tutti gli altri giochi, come su Granny 2, come su Evil Nun. E la andiamo a prendere da questo lato. Ok, facciamo sto labirinto qua. Mamma mia, sto labirinto, mannaggia. Odio i labirinti. Però per fortuna questo labirinto è molto facile da fare. Ok, apriamo la porta. Prendiamo qua la crowbar. Raccogli. Eccoci qua. Qui cosa c'è? Ah, la manovella, però non si può girare. E vabbè, non giriamola, se non serve. Perché dobbiamo fare cose che non servono? Ok, attiviamo qua il pannello. Eccoci qua, e usciamo velocemente da questo cancello. Siamo usciti subito, velocemente. Adesso useremo questa crowbar per aprire quel coperchio. Guardate qua che bello, guardate qua. Eccoci qua, un altro filmato, che bello. Mi piacciono i filmati nei giochi. Sì, sarò in grado di entrare senza che nessuno mi veda. Meno male. Su. Scendi. Entra dentro la fognatura. Sono riuscito ad entrare nella fogna. E vai, che bello. Siamo felici. Il coperchio è stato bloccato. Dovrò trovare un'altra via d'uscita. E allora cosa sei entrato a fare se devi trovare una via d'uscita? Tanto vale non entrare. Non so in che tipo di stanza sono, ma devo trovare il violino. Sì, troverò quel violino e uscirò da questa dannata casa con lui. Sì, perché praticamente lo scopo del gioco è raccogliere quel violino. Però per arrivare fino a quel violino noi dobbiamo fare i vari capitoli. Per ora ne ho fatti soltanto due. Oggi andremo a fare il terzo capitolo. Devo convincere il proprietario a non ascoltarmi. Sono sicuro che non è molto amichevole. Guarda, te lo assicuro pure io. Non è amichevole il nostro caro nonno Eric. No, perché quando ho giocato nelle altre difficoltà non era stato molto ospitale. Bene o male in fantasma, boh, mi lascia camminare tranquillo qua per la stanza, per i vari corridoi. Ma altre volte invece no, altre volte invece si mette proprio a fare... Mannaggia, nonno. Ok, raccogliamo qua il dublone, perfetto. Ho trovato un dublone. Ok, allora, però adesso non devo trovare dubloni, ma devo trovare due cose. Uno, l'ho appena trovata, la chiave. Una vecchia chiave, raccogli sta chiave. Ok, questa chiave ci servirà appunto per poter entrare qui dentro. Quindi apri quella porta, dove qua possiamo poi prendere il carbone. Raccogli qua il carbone per la caldaia. Però il coperchio è chiuso. È chiuso il coperchio della caldaia, va aperto in qualche modo. Ho bisogno di uno spray. E andiamo a trovare questo spray. Su, raccogliamo lo spray, troviamo. Uè, buonasera spray, dove ti trovi? Anzi,
Uè, buonasera, nonno barbuto, come stai? Ma un giorno te la farai la barba, un giorno ti taglierai la barba. Quanto è bello il nonno barbuto. Sì, ma che fai, mi segui? E va bene, questo qua si è proprio svegliato, proprio in malumore proprio. Ok, raccogli qua la porta, sì, la porta qua, lo spray per poter aprire la porta. Ok, apriamo qua. E nonno, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, stai tranquillo, stai tranquillo. Sto nonnetto qua, un po' così, bene o male, il nonno Grampa, il marito di Granny, non fa tutto sto rumore. Invece lui, beh, ci sta, ci sta. Dopotutto qua è lui il personaggio. Ok, andiamo qui a prendere un altro pezzo di legno. Prendi qua. Ma nonno, non te ne eri andato dall'altro lato, cosa ci fai dietro di me? Vai, 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 vai. Ok, lasciamo qua. Perfetto, caldaia fatta e adesso possiamo girare le manovelle. Perché per poter girare queste manovelle noi dobbiamo riempire la caldaia, almeno con un pezzo di carbone e un pezzo di legno. Oh, oggi veramente non so cosa abbia, veramente. Si mette a gridare così a caso. Ok, il tubo è caldo, prova a prendere la chiave. E prendiamo sta chiave, su, raccogli. Ok, perfetto, apri questa porta. La chiave ci serve per poter aprire tre lucchetti. Tre. Uno è qua per poter aprire la porta della biblioteca, quindi andiamo qua, apriamo questa biblioteca. L'altro invece è questa porta qua, quella d'uscita, quindi l'apriamo subito, già che ci siamo, o almeno, non lo so. Aspettate, ma c'è bisogno della chiave? Cioè, non lo so neanch'io. No. Ho bisogno della chiave per forza, quindi prendiamo la chiave e usiamola. E poi direi di lasciarla qua, qui davanti, perché ci servirà per poter aprire il cancello. Però, se io adesso vado ad aprire il cancello, me ne vado via e non ho completato la missione. Io devo fare la missione adesso, quella in cui dobbiamo liberare il prigioniero. Non so se vi ricordate quel prigioniero del video scorso che mi ha aiutato ad aprire quel coperchio. Ecco, dobbiamo andarlo a liberare. Quindi andiamo qua dentro la biblioteca e dobbiamo trovare lo spartito musicale adatto. Quindi spartito musicale, dove ti trovi? Dove sei? Dove sei spartito? Dove sei? Devo mettermi a cercare fino a quando non trovo un foglietto di carta. Ma dai, dove sta? Sta di qua? Eccolo qua! Eccolo trovato! Messa da Requiem. Perfetto, perfetto. Andiamo subito a metterlo sopra lo spartito giusto, anzi sopra il leggio giusto. Andiamo di qua, veloce, 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 prima che il nonno venga. È anche vero che tanto sono in difficoltà fantasma, quindi anche se mi vede non succede nulla. Ah, vi faccio vedere una cosa, va, prima di andare a mettere il foglio. Andiamo qua. Uè, nonnetto, buonasera! Andiamo da questa parte. Ma perché ci sono queste sedie lanciate così a caso? E io mo come passo? Mannaggia, nonno, mannaggia. Ok, andiamo a mettere qua il libro nel posto giusto. Eccolo qua! Avendo messo il libro qui dentro, si è aperto questo passaggio segreto. E qui dentro, guardate qua cosa c'è. C'è il violino. Questo violino noi dobbiamo andare a prendere. Di per sé non ho capito bene perché. Però per poterlo fare dobbiamo completare le varie missioni. Infatti qua ci sono due lucchetti che sono stati già tolti. E adesso andremo a togliere questo lucchetto. Quindi andiamo di qua, andiamo a prendere il foglio della messa da Requiem che abbiamo lasciato di là. Andiamo, andiamo, andiamo. Veloci, veloci, veloci. Sedia, togliti di mezzo. Ok, andiamo di qua. Perfetto, eccolo qua. Foglietto trovato. Raccogli. Bravo, perfetto, perfetto. Andiamo di qua. Usciamo e ce ne andiamo diretti verso qua. Adesso la messa da Requiem mi sembra che vada messo di qua. Sì, Giuseppe Verdi, dovrebbe essere qua. Ritorno. Eccolo qua. Nuovi oggetti sono stati generati nella mappa. Dobbiamo ritornare sotto, nello scantinato di sotto. Però sto giro, sapete che faccio? Io mi porto qualche banana. Non si sa mai, perché l'altra volta ho dovuto fare su e giù per le banane. Ma no, non ci sono banane. Non ci sono le banane, solo le bucce di banana. Uè, nonno! Nonno, vieni qua, vieni qua. No! No! Ci è passato intorno, nonnetto! Dove vai? Vai! E dai! Si ferma proprio davanti alla buccia! Nonno, dove te ne vai? Vieni qua! Boh, io lo lancio dietro qua. Oh, era ora, finalmente! No, ci tenevo proprio a farlo. Ci tenevo a farlo scivolare sulla buccia di banana. Però
Però adesso ripigliati perché dobbiamo andare sotto. Perché, caro nonno, tu mi servi! Mi servi, quindi devi scendere sotto. Tutto ok? Non ditemi che si è bloccato così adesso. Non ditemi che rimarrà così adesso, che si è buggato. No, non penso. Nonno, tutto ok? Ah, ecco, infatti. Infatti mi sembrava strano. Adesso, nonno, tu mi servi, devi scendere sotto perché io ho bisogno di te, ho un grande bisogno di te. Vieni sotto, che dobbiamo aprire questa porta. Quindi direi di farlo avvicinare innanzitutto, facendo del rumore da questo lato. Ok, nonno, vieni qua, caro nonnetto, caro nonnino, vieni di qua. È qua ancora che si mettono a gridare. Dov'è nonno? Nonno, vieni, vieni. Eccolo qua, nonno barbuto, vieni qua. Adesso tu mi servi per bene. Quindi lanciamo qua la lattina. E no, non ho centrato bene, non l'ho centrato bene. Quindi, ok. Lancia. Ok, vai nonno, vai ad aprirmi la porta. Ho bisogno che tu mi apra la porta. Ecco qua, proprio con questa nonchalance con cui apre le porte. Mi piace davvero tanto. Uè, buonasera, buonasera. Eccolo qua. Eccolo qua il prigioniero! Ma guardate bene una cosa, non so se voi ci avete fatto caso, ma questo prigioniero a me sembra tanto Grampa, cioè più che altro, cioè, non è che proprio sembra, non è lui di per sé, ha soltanto della barba qua. Sembra tipo il fratello buono di Grampa, il marito di Granny, potrebbe essere, o almeno si potrebbe pensare, si potrebbe immaginare. Va bene, dai, è il momento di liberarti. Come ti libero? Ma poi scusate, ma lui non stava qui dietro. Per pura curiosità, qui dietro no, non si può più passare perché non c'è più la crowbar. No, invece c'è, è fuori la crowbar. E no, poi è sparita, quindi niente. Ok, andiamo a trovare qua la chiave per poter aprire quella porta. Chiave, dove ti trovi? Vabbè, qui c'è un dublone, raccogliamolo. Ci può sempre servire. Ok, eccola qua, chiave trovata, perfetto, questa chiave. Per aprire il dungeon, e quindi va bene. Apriamo il dungeon, che poi più che dungeon è una cosetta così. Ma scusate, lui si trova di qua. Ma se si fosse trovato da questo lato, io potevo schiacciare qua così. Ah, gli è attivato la trappola. No, qua invece non c'è, quindi niente. Apri porta. Uè, buonasera. Su, andiamo via, va. Che questo non è un posto per te. Vieni via, aiuta il prigioniero a fuggire. E andiamo, vai, veloce, 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 vieni, vieni, caro prigioniero, ma aspettate, ma io posso lasciargli la buccia di banana davanti? Nonno? Spostati, nonno! Gli lancio qua la buccia di banana. Boh! Cioè, anche lui può scivolare, anche lui può scivolare, però adesso si rialzerà, no! Sì, si è rialzato, meno male, mamma mia. Ok, andiamo via, vieni, che ce ne scappiamo via verso la libertà. Ma poi scusa, cosa ci facevi lì dentro? Cosa ci facevi chiuso in questa prigione? Anche te volevi venire a raccogliere il violino? No, il violino lo raccolgo io, tu invece te ne vieni via con me adesso. Sì, ma ce la fa, ma vieni via, ma che roba. Oh, e vieni, ma perché si ferma? Vabbè, è così, l'anno prossimo ce ne andiamo via, ce ne scappiamo via fra un anno. Mannaggia Teo, vieni, non aver paura di me. Va bene, dai, su, veloce, veloce, veloce. Su, cioè l'altra volta te ne eri corso velocemente quando il Pikmin è uscito fuori dal coso, dal, com'è che si chiama, dal pozzo. E ora fai tutte ste storie. Su, vieni. Mi avevi abbandonato da solo con il Pikmin. E che roba. Su, vieni, veloce, su. Dobbiamo andare di qua. Vieni da questa parte. Su, dai, su, con calma, veloce. Guardate un po' come mi tocca camminare all'indietro. Devo camminare all'indietro che questo se no si ferma. Mannaggia lui, vieni. Su, ah, la chiave devo raccogliere, la chiave, dove è finita? Eccola qua! Mamma mia, si era mimetizzata! Vieni! Su, dai, ce la stiamo facendo! Con calma, ce l'abbiamo così fatta! Ok, vieni qua! Dove te ne vai? Vieni qua, mannaggia a te! E ora possiamo andarcene via! Ok!
Capitolo completato! Ce l'abbiamo fatto! Ho sbloccato un nuovo bullone! Quindi ci mancherà soltanto più un bullone da togliere. E quindi potremo prendere il violino! Ok, via, ce ne andiamo via! Sì, ma lui rimane lì! E vieni via con me! Cioè, ti ho aperto il cancello! Poi non ti lamentare se ti ritrovi di nuovo chiuso dentro! Ok, perfetto! Ce l'abbiamo fatta! Siamo riusciti a vincere! E niente, il video finisce qua, fatemi sapere cosa ne pensate! Spero che questo video vi sia piaciuto! Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva! Noi ci vediamo in un prossimo video, come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte! E adesso saluto chi ha chiesto di essere salutato e anche scritto la parte del video che più gli è piaciuta! Ciao a tutti!